Lei parla molto dei giovani, cosa farà per i giovani di questa regione? Io parlo molto dei giovani perché io mi occupo dei giovani da ormai più di 30 anni, sono un insegnante, quindi dall'età di 22 anni, oggi ne ho 49, e quindi il mio lavoro, la mia vita è sempre al fianco dei giovani. Ho visto cambiare le generazioni e mi sono reso conto che in realtà l'unica cosa che cambia negli anni sono gli strumenti comunicativi, ma i problemi, le esigenze, le aspettative restano le stesse. I giovani chiedono poco, innanzitutto chiedono di essere felici. Alcuni lo fanno in modo sbagliato, facendosi prendere dalle devianze, molti altri invece mettono impegno, volontà, ma oggi i giovani chiedono pochissimo, cioè vale a dire chiedono di poter vivere e lavorare nella propria terra. Questo si può realizzare anche per effetto dello smart working, che ci ha dimostrato che si può fare benissimo pur stando a casa. E questo quindi ci pone di fronte a una nuova visione di questo mondo. Poi i giovani chiedono fondamentalmente, gridano a noi adulti un aiuto, vogliono essere orientati. Quindi bisogna far ripartire i centri Orienta Giovani, perché all'interno di quei centri vi erano psicologi, sociologi, professionisti della formazione, insegnanti, tanti che potevano aiutare i giovani a comprendere qual era il loro talento. Io ho sempre creduto nel talento più che nell'impegno. Ti puoi impegnare quando vuoi, ma se non hai un talento per una cosa non la farai mai bene. Allora io dico, noi abbiamo l'obbligo di far capire ai giovani qual è il loro talento, perché non è che tutti sono medici o tutti avvocati. Ci sono i medici, gli avvocati, ma ci sarebbe bisogno anche dei ciabattini, degli idraulici, degli elettricisti. Il problema è che molti giovani falliscono a scuola non perché non hanno voglia di studiare, semplicemente perché non era la scuola giusta per loro, non era il loro talento. Allora l'alternativa purtroppo però non c'è in Campania, cioè in Campania o vai a scuola o non fai niente. Manca una formazione professionale, cioè quella che dovrebbe accompagnare i giovani meno portati per l'istruzione, per la formazione scolastica, a formarsi da un punto di vista professionale. Ecco, noi questo dobbiamo rafforzare, l'orientamento con gli informagiovani che devono ripartire, la formazione professionale che deve partire, cioè che non c'è, in Campania non c'è, la formazione professionale viene realizzata in via surrogate, succedanea negli istituti di istruzione professionale della scuola statale. E non è questo, non deve essere questo. La formazione deve formare i cosiddetti drop out, coloro i quali, pur avendo l'età scolastica, non sono più a scuola. Là dobbiamo lavorare e salvarli. Ma come lavoriamo? Lavoriamo su obiettivi e su risultati realizzabili. Io formo 10 camerieri se ho bisogno di 10 camerieri, o se ne ho bisogno almeno di 8. O almeno 5. Invece cosa succede qua? Io formo 1000 camerieri e ne servono 5. A cosa serve? Semplice, a fare arricchire chi fa formazione. Allora la formazione non più finalizzata ad arricchire le pastoie elettorali che sono gli enti di formazione, ma finalizzata a formare personale per le aziende. Le aziende gridano che hanno bisogno di nuove leve. Noi non siamo in grado di fornirgli. Quindi abbiamo una distanza enorme tra lavoro e lavoratori, tra lavoro e formati. Dobbiamo lavorare, formare, orientare. Credetemi, io ho un grande progetto per la formazione professionale in questa regione e quindi su questo lavorerò in modo molto 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 serio.